Ritorniamo al nostro studio stasera, concludiamo il menù per cui abbiamo mangiato 8 piatti su questo aspetto. Stasera ci soffermeremo su, quindi siamo alla frutta si dice, no? Quindi siamo alla frutta, leggiamo questo aspetto e così concludiamo il verso 8 del capitolo 4 di Filippesi, poi faremo una piccola parentesi perché c'è una necessità, credo, che dobbiamo affrontare un poco di nuovo alcuni temi come la demonologia e l'escatologia. Sono temi che affronteremo e quindi faremo una breve parentesi, non so se è breve o lunga, decideremo poi in base alla necessità su questi due aspetti. Demonologia ed escatologia sono due cose che riproporremo a breve scadenza. Allora, leggiamo i Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Allora, quindi, quello che vediamo, facciamo il menù, diciamo queste 8 pietanze, stasera concludiamo con l'ultima, quali sono state? Allora, diciamolo assieme. La prima, le cose vere. La seconda, onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, le cose in cui c'è qualche eccellenza. Non l'abbiamo specificato la settimana scorsa, virtù sotto l'aspetto di eccellenza, cioè fare il massimo di quello che si può fare. E stasera ci soffermeremo sulle cose nelle quali vi è qualche lode, le cose lodevoli. Ora, tutte queste 8 cose, 8 pietanze, a differenza di patate, salsicce, prosciutto, che finirebbero 8 pietanze, dove andrebbero a finire queste 8 pietanze? Nella nostra pancia. Invece queste 8 pietanze non ce le possiamo mangiare, ma devono finire in un'altra area della nostra vita. In quale area? Nella nostra mente. Ora, la Bibbia giustamente dice che l'uomo come pensa, così egli è. In realtà noi abbiamo dei problemi con noi stessi, abbiamo tutti quanti dei problemi mentali, eh? Quindi non vi preoccupate se qualcuno dice io sto perdendo un po' la testa, non preoccupate. Non ce l'hai mai avuta, potremmo dire. La dobbiamo avere la testa, no? La dobbiamo avere, nel senso che noi siamo in un percorso per ottenere una capacità di pensiero. E questa cosa non è una cosa così scontata, perché in realtà noi a volte diciamo nessuno mi conosce meglio di me stesso, ma in realtà noi non conosciamo neppure a noi stessi. Abbiamo delle reazioni a volte sorprendenti per noi stessi, sia nel bene che nel male. Abbiamo dei modi di fare che tante volte ci lasciano sconcertati. Quindi noi non abbiamo un pieno possesso dei nostri pensieri, se no la Bibbia non ci direbbe di prendere possesso dei nostri pensieri. Quindi la nostra mente è una mente indisciplinata, o meglio, una mente che pensa in base a quelle che sono state le influenze che noi abbiamo ricevuto. Quali sono le influenze che abbiamo ricevuto nella nostra vita? Il tipo di cultura, il tipo di educazione, il tipo di esperienza e anche la stessa immagine di Dio. I latini la chiamano imago Dei, l'immagine di Dio, che significa quello che è il nostro pensiero di Dio, non quello che Dio è, ma quello che è il nostro pensiero. Quindi noi partiamo da una situazione confusionale, nella quale abbiamo tanti pensieri che vanno anche a scontrarsi tra di loro, a quella che invece è la disciplina della mente, l'ordine della mente e soprattutto la mente eccellente. La Bibbia dice che noi dobbiamo avere uno scopo, una meta, ed è quella di ottenere la mente di qualcuno molto più importante di noi. Dobbiamo raggiungere la mente di... L'Apostolo Paolo dice la mente di Cristo. La mente di Cristo è il modello e sulla sua mente noi dobbiamo avere questo modello davanti a noi e riuscire a pensare, sforzarci di avere un cambiamento nella vita nostra affinché noi cominciamo ad avere una mente sovrannaturale, non nel senso che abbiamo i poteri nella mente,
ma abbiamo quelle cose nella mente, cioè riusciamo ad avere una mente spirituale. Quindi noi non dobbiamo, dobbiamo capire che la nostra mente ci mette a volte in serie difficoltà. Ad esempio, avere dei pensieri è una cosa buona o è cattiva? Noi, a differenza degli animali, pensiamo. Dio ci ha dato una capacità, la capacità della ragione. Il problema però è che a volte noi diventiamo schiavi della ragione. Cioè, quando i nostri pensieri offendono la fede e si sostituiscono ai pensieri di Dio, allora questi pensieri che noi abbiamo non vanno bene. Dio stesso, attraverso il profeta Isaia, ci dirà i vostri pensieri. Quindi significa che noi, con tutto il rispetto che abbiamo di noi stessi, con tutta la cultura che possiamo avere, con tutta l'esperienza che possiamo avere, con tutta la razionalità o il raziocinio che possiamo avere, a un certo punto noi dobbiamo portare queste cose su un altare e dire: Signore, per favore, mi dai i tuoi pensieri, perché i miei non è che valgono tanto. Quindi in questi otto aspetti noi vediamo le componenti di una mente spirituale, una mente equilibrata, una mente cristiana, una mente cristiana. Quindi dobbiamo sforzarci, perché tutto questo non è naturale nella vita nostra. Giustamente qualcuno si è definito libero pensatore. In realtà i pensatori liberi non esistono, perché noi o pensiamo da parte di Dio o pensiamo da parte del nemico. Non abbiamo tutta questa capacità di avere questi artifici mentali. Questo è il motivo per cui spesso noi andiamo in confusione, questo è il motivo per cui spesso noi abbiamo bisogno di qualche consiglio. Perché ci deve consigliare un altro? Non perché lo reputiamo più intelligente, ma perché a volte succedono dei fatti nella nostra vita dove l'emotività, le sofferenze, i problemi ci offuscano il ragionamento e abbiamo bisogno che qualcun altro possa darci un consiglio, perché non vive la stessa partecipazione emotiva e passionale che noi stiamo vivendo. Quindi, come vedete, noi questa mente ce la dobbiamo curare, dobbiamo capire questo. Abbiamo parlato a volte del rinnovamento della mente, la metamorfosi, la trasformazione. Quindi solo chi ha questa, sente questa esigenza, potrà avere il cambiamento. Non ci sarà mai nessuna violenza da parte di Dio alla nostra vita, però dobbiamo capire che la nostra mente o va in una direzione o va in un'altra. Molte cose abbiamo detto in queste otto lezioni, anche qualcosa che è preceduto prima, però è necessario che noi prendiamo proprio questa coscienza di poter guidare i nostri pensieri nella direzione di Dio. Stasera parleremo dell'ultimo di questi aspetti, si parla di cose lodevoli. A differenza dell'ultima lezione, che parlava di cose eccellenti, cioè significa essere il meglio di quello che si può essere. Se sei un figlio, devi essere il miglior figlio. Se sei una mamma, deve essere la migliore mamma. Se sei un papà, deve essere il miglior papà. Se sei un credente, deve essere il miglior credente. Se sei un ministro, deve essere il miglior ministro. Non come abbiamo specificato, come vanità o come orgoglio, ma dando il massimo di quello che è nelle nostre possibilità. Quando Gesù elogia la donna che ha spezzato il vaso ai suoi piedi, dice: questa donna ha fatto ciò che ha potuto, tutto ciò che era nelle sue possibilità. E allora, andando nello studio di questa sera, ripeto, a differenza dell'eccellenza, questa lode è una cosa che più che noi stessi, perché mentre l'eccellenza è una cosa che mi spinge a dare il massimo, la lode non è una cosa che mi spinge a dare lode a me stesso, ma qui mi mette in relazione ad altre persone, cioè lodare gli altri. Non è intesa nel lodare Dio, è scontato, se non lodiamo Dio noi chi lo deve lodare? Ma qui si parla di una lode che ha un effetto relazionale, un effetto nelle nostre relazioni con gli altri. Una delle capacità che noi ci portiamo dalla vecchia vita è la malizia. La malizia contribuisce a formulare dei pensieri per cui noi possiamo pensare da parte di Dio o possiamo pensare da parte del diavolo. Uno dei doni che una persona ha da parte del diavolo, perché come ci sono doni da parte di Dio, ci sono doni da parte del diavolo. La malizia non è un dono di Dio, è un dono diabolico. È una capacità dell'uomo decaduto, corrotto, che pensa in un certo modo.
La malizia non ci porta a vedere cose lodevoli, ma ci porta a vedere i difetti, ci porta a constatare i peccati di altre persone, i loro punti deboli, e addirittura ce li fa proprio vedere anche quando questi non ci sono. Quindi la malizia è una cosa pericolosa, ma comunque è ispiratrice. La malizia ispira pensieri. Ecco perché noi dobbiamo avere un controllo dall'alto affinché non vengano pensieri dal basso, ma dobbiamo avere pensieri da parte del cielo. Quando si parla di cose lodevole, significa qualcosa che è degno di essere lodato. La parola può descrivere l'atto di esprimere ammirazione, riconoscimento, cioè è qualcosa che riguarda gli altri, riguarda quello che è l'impressione che altri fanno su di noi. Questa è una cosa che ci attacca nell'egoismo, assale quelli che sono i nostri proponimenti o la nostra necessità di gratificazione, cioè di apparire, di essere qualcosa agli occhi degli altri, perché qui non è quello che noi dobbiamo essere agli occhi degli altri, ma quello che gli altri sono agli occhi nostri. Quindi è una cosa più nobile il fatto che sia per ultimo, non dobbiamo vedere come sia l'ultima cosa, ma forse come un punto di arrivo. Per dire, abbiamo fatto 7 gradini, siamo arrivati all'ottavo, che è una cosa un poco più nobile sotto questo aspetto. Quindi nel contesto attuale, painos, che è il termine greco che descrive lode, significa una cosa lodevole, qualcosa che merita di essere lodato. Così è quando quel pensiero che ci viene in mente, ci dobbiamo chiedere, è lodevole? E poi riflettere su di esso. Quindi ci sono cose lodevoli, ci sono persone lodevoli, ci sono attività lodevoli, e quindi noi dobbiamo riempire la nostra mente con questa capacità. Allora tutto ciò sposta l'attenzione da noi stessi, e significa che allora io dovrei vedere nella vita di altri quelle che sono le capacità, le qualità. Per che cosa una persona dovrebbe o potrebbe essere lodata? Ciò non è un fatto molto spontaneo, perché noi abbiamo a che fare con la nostra natura decaduta, che è terribile sotto un aspetto di comparazione. C'è sempre un paragone, c'è sempre qualcosa che a volte chi non può raggiungere una statura maggiore di altri, a volte tende ad abbassare gli altri. Invece la lode è lodare una persona, apprezzarne le qualità, e quindi noi dovremo fare cose lodevoli e aspettare che qualcun altro ci lodi, perché se facciamo una cosa lodevole per essere lodati, quella cosa non è più lodevole, non è più degna di essere considerata in questo modo. Quindi uno dei significati più forti che possiamo dire di lode è applauso. Quindi significa che qualcuno ha fatto qualcosa che merita un applauso, come si fa allo stadio, come si fa al teatro. Noi abbiamo questa preoccupazione, sono molti fratelli, non applaudite, perché è vero che noi dobbiamo stare attenti a non avere vanità o a non fare il culto dell'uomo. Poi ci stanno pure altri che esagerano dall'altro lato senza trovare mai niente di buono in qualcosa che fa. Dicevo una volta a fratello Davide Navasio, noi pastori, predicatori, insomma, se facciamo una cosa buona, ce l'ha ispirata il Signore. Se la facciamo sbagliata, è la carne, siamo noi. Cioè, in poche parole, noi non facciamo mai niente, facciamo solo cose sbagliate. Le cose giuste non le possiamo fare, perché ce le ispira il Signore. Sicuramente il Signore ci ispira, ma noi dobbiamo anche dare una disponibilità, una capacità, una particolarità per cui Dio si possa servire di noi. Quindi, tornando a questo concetto, noi abbiamo necessità di fare cose lodevoli e di vedere la lode, cose lodevoli nella vita di altri, o ripeto, in attività o in cose che noi potremo fare. Fra poco saremo più chiari con alcuni aspetti, però questo è il significato forte: applauso, applaudire qualcuno. Quindi applaudire qualcuno significa riconoscerne i meriti, significa riconoscerne il valore. Ripeto, tutto questo sposta l'attenzione da noi stessi. Noi siamo troppo impegnati a scoprire il piano di Dio per la nostra vita, che tante volte abbiamo, come si dice, le fette di prosciutto davanti agli occhi e non guardiamo niente nella vita di altri.
Invece noi dobbiamo capire che Dio benedirà la vita nostra se noi cominciamo a vedere anche la vita di altri, ma anche a vedere, soprattutto a vedere il buono nella vita di altri, perché se noi vogliamo vedere i difetti, le cose che non vanno, quello che si potrebbe fare, quello che non si riesce a fare, la Chiesa è fatta di uomini e di conseguenza gli uomini sono limitati, hanno delle incapacità. È normale che noi non saremo mai in grado e mai all'altezza di essere la Chiesa perfetta, la quale non esiste. E quando qualcuno chiese un giorno a un predicatore, io sto cercando la Chiesa perfetta, disse, se la trovi, se pensi che questa non venire, perché se entri tu, diventa imperfetta. No? Per cui noi portiamo i nostri limiti, portiamo le nostre difficoltà, la nostra debolezza, la nostra ignoranza, la nostra incapacità, perché come dicevo prima, noi abbiamo bisogno che il Signore ci dia delle capacità dal cielo. Quindi la lode è ammirato ed esplicito consenso nei confronti di una persona o del suo operato, di una cosa di cui si fa un elogio, un plauso, quindi applauso e applauso è nella stessa radice e nello stesso significato. Allora noi dovremmo chiederci la mia attitudine qual è? E di cercare di fare qualcosa per essere lodato. Molte persone soffrono o si vantano per le cose che fanno agli occhi degli altri. La Bibbia dice alla fine, guardate che poi è Dio colui che loderà. Il nostro premio, noi lo dovremo avere, la lode l'avremo da Dio. Però lo sguardo degli uomini è sempre stato una cosa che ha atteso delle insidie all'attività degli uomini. L'Apostolo Paolo dovrà dire una volta, io non faccio questo per piacere agli uomini. Il fatto che lui lo dice significa che forse qualcun altro l'aveva insinuato o altri lo facevano, lui ha la necessità di significare questo con un'affermazione. Quindi vedere cose lodevoli significa impegnarsi a guardare un po' meglio nella vita degli altri, apprezzare gli sforzi, apprezzare le capacità, apprezzare i talenti, apprezzare i doni e così manifestare la lode. Anche qui ci sono molte volte delle espressioni improprie che noi abbiamo, nel senso di non ringraziare, di non poterci complimentare, perché pensiamo che tutto questo è una cosa che fa parte della vanità dell'uomo, il fratello si inorgoglisce, la sorella si monta la testa. E allora, ora ripeto, ci vuole il giusto equilibrio fra queste cose, perché effettivamente questo potrebbe produrre. Ma quando abbiamo un giusto equilibrio, noi dobbiamo anche avere delle qualità, delle capacità per poterci esprimere in tutto questo. La lode è quello che l'aspettativa degli uomini è una cosa che ha creato difficoltà, crea ancora difficoltà, fa parte proprio del sistema umano, della mente non arresa, della mente che non ha ricevuto quella capacità, quella benedetta invasione di queste cose nobili, autorevoli, giuste, che portano un significato al nostro modo di pensare. Quindi quello che vediamo allora è che ci sono, la lode è una cosa che interessa tutti quanti, la gente vive per la lode, gli attori quando non fanno più attori vanno in crisi. Per cui, per quale motivo? Perché la gente non mi vede più, la telecamera molte volte è quello che influenza la vita delle persone, gli occhi degli uomini, e quindi la lode è stato oggetto di poesie, di pensieri, di film, di pensatori. Noi citiamo alcune affermazioni giusto per capire qualcosa. In un certo senso lodare di cuore le belle azioni è il modo per prendervi parte. Quando tu lodi una persona stai facendo una cosa lodevole e di conseguenza stai prendendo parte a quella cosa buona che sta avvenendo. Non troviamo e non manifestiamo solo i difetti e i peccati nella vita di altri, non specializziamoci maliziosamente a cogliere tutti quelli che possono essere gli handicap, i problemi, i limiti o quelli che sono effettivamente cose non lodevoli, ma cerchiamo di capire quelli che sono invece i fatti lodevoli. Volete che si pensi bene di voi? Non lodatevi. Alcune persone per fare impressione dicono io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto quest'altro.
E ad esempio ci sono alcune chiese su internet che sono solo virtuali, cioè alla fine non ci sta neanche 10 persone in quella chiesa. Ma se leggi il sito web, a volte sembra che ci siano chissà che cosa. Ma questo non riguarda soltanto il cristianesimo, riguarda tutti gli aspetti della vita secolare. In poche parole, il vanto è sinonimo, o meglio, è partorito da un complesso di inferiorità. Una persona si sente inferiore, ha una crisi di identità e pensa di farsi apprezzare per le cose che lui ha fatto. E se anche non le ha fatte, si vanta come se le avesse fatte per avere un impatto, una gratificazione, per essere lodato. Ma quando succede questo, vediamo, volete che si pensi bene di voi? Non lodatevi. Al momento in cui noi facciamo il curriculum di tutte le nostre gesta, delle nostre azioni, una persona intelligente che ci ascolta si fa il suo pensiero e non è che ci pesa troppo bene per quella che è la nostra espressione. Quindi chi canta, questo è un proverbio, chi canta le proprie lodi stona sempre. Ora la Bibbia è molto più autorevole di questo e in Proverbi 27, il verso 2, che cosa leggiamo? Altri ti lodi, non la tua bocca, un estraneo, non le tue labbra. Quindi la lode è una cosa che non possiamo fare per noi stessi. Ecco perché le cose lodevoli riguardano la nostra visione di altri in un senso positivo, in un senso spirituale, in un senso magnanimo di grazia, di misericordia e di incoraggiamento, non di ottimismo, perché fra poco vedremo che ci stanno anche dei pericoli in questo e che bisogna stare attenti, bisogna capire sempre le motivazioni del cuore. Questa è la cosa nobile che stiamo illustrando in questo momento, tra poco parleremo di cose che si infiltrano anche in queste cose che sono positive. Quindi quando è che una persona si incomincia a lodare da solo? Quando perde il concetto sobrio di se stesso, non si misura più, quindi si vanta, e quello che l'Apostolo Paolo dice ai Corinti, dice: ma se tu hai ricevuto queste cose dal cielo, ma perché ti vanti come se tu non le avessi ricevute? Quindi se abbiamo ricevuto non ci possiamo vantare. I Galati, ad esempio, in Giacomo al capitolo 4, il verso 16. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Quindi il vanto è lode a se stesso, lode a se stessi. Quindi quando noi lodiamo noi stessi, ripeto, tale vanto è cattivo, tale vanto è cattivo. Adesso vediamo, anche perché qui quello che vediamo è, la potremmo definire autoproclamazione, quindi la lode di se stesso. Seconda Corinzi, capitolo 10, il verso 18, c'è un principio spirituale che deve riguardare un poco tutte le aree della Chiesa, le aree del lavorative, le aree familiari, le aree che interessa tutto il nostro essere. Questo non è un versetto, è un principio di vita. Che dice? Perché non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Allora, soffriamo molte volte di questa frenesia o di questa impazienza che ci spinge a, se non veniamo notati abbastanza o pensiamo di non aver valore abbastanza agli occhi degli altri, noi pensiamo all'autocandidatura, all'autoproclamazione, cioè se nessuno ci raccomanda, noi che cosa facciamo? Ci raccomandiamo da soli. E cominciamo a pensare di noi stessi, guarda che io so fare questo, io posso fare quell'altro, questa cosa nessuno la fa come me, sono superiore ad altri in questo, e di conseguenza questo non è lodevole. Questa cosa non ci sta facendo lodare gli altri, non stiamo vedendo in altri le capacità, ma la stiamo attribuendo a noi stessi. E di conseguenza intacchiamo e andiamo in un principio terribile che è quello del raccomandare se stessi. Quindi questa cosa, dico un po' a chiunque nella Chiesa, non è mai buono presentarsi e dire io voglio cantare, io voglio fare questo, io voglio fare quest'altro, qualunque attività, voglio predicare, perché questo non è una cosa buona, è un'autocandidatura. Dobbiamo aspettare che se quello che noi procede da Dio, Dio mostrerà
e farà capire quelle che sono le nostre capacità. Tu prova a lodare altri, prova ad apprezzare altri e vedrai che Dio farà scendere la lode sulla tua vita, sarai benedetto dal Signore. Quindi se noi non ci raccomandiamo, succede che Dio ci raccomanda, perché quando ci raccomanda Dio, allora Dio testimonia di noi. Quando Gesù è uscito dalle acque, per molta gente era uno sconosciuto. Chi è questo? Ma a un certo punto il cielo si aprì, una voce dal cielo tuonò e disse: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Quindi Dio ha raccomandato il figlio, Dio ha lodato il figlio, ha detto: questo ha il potere di cambiare la vostra vita, questo ha parole che vengono dal cielo, questo è il mio diletto figliuolo, ci sono parole speciali nella sua vita, fate bene ad ascoltare quello che il mio figlio dirà. E allora vediamo anche in questo aspetto, ripeto, è un principio, non è un versetto biblico, lo dobbiamo applicare a tutte le cose. Qualcuno potrebbe pensare che questo non è buono nel lavoro, bisogna autoproclamarsi, bisogna dire: lasciamo a Dio fare le cose se abbiamo fiducia di Lui. Poi se vogliamo fidarci di noi stessi, del nostro discernimento, delle nostre capacità, questo poi è un'altra cosa. La parola di Dio ci dà dei consigli, ma non costringe a nessuno di noi a fare diversamente. Qui la cosa comincia a diventare un poco più pericolosa, perché quando poi noi non guardiamo le capacità nella vita degli altri, se noi non riconosciamo un'unzione, una chiamata, una qualità, un dono, un talento, un ministerio nella vita degli altri e pensiamo che noi possiamo fare questo, noi corriamo dei grossi pericoli. Vi racconto una storia che è alle mie spalle. Re Davide sta per morire, ha due figli che sono candidati, no? Che sono candidati, nel senso uno è candidato dal padre, l'altro si candida da sé. Uno è Salomone e l'altro è Adonia. Adonia a un certo punto, quando il padre sta per morire, che cosa fa? Cerca qualcuno che lo lodi. Per essere unto re c'era bisogno di un profeta, perché il profeta doveva ungere il re, e c'era questo profeta chiamato Nathan che non era d'accordo a benedire Adonia, perché sapeva che non era la volontà di Davide. Allora va da Davide e glielo chiede: dice, ma è vero che Adonia regnerà, tu hai detto che Adonia regnerà dopo di me sedendo sul mio trono? Infatti egli è sceso, ha sacrificato buoi, vitelli grassi, pecore in gran numero, ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abiatar. Il sacerdote Abiatar. Quindi Abiatar è quello che va ungere Adonia, poi ci sarà Sadoc che invece andrà a ungere Salomone. Però vedete, quando una persona comincia a raccomandare se stesso, troverà sempre qualcuno che gli fa capire che effettivamente lui è la persona giusta. Perché se io comincio a vendermi o comincio a propormi e comincio a dire: ma io posso essere il re di Israele, io lo trovo un sacerdote che mi dice: ma è vero, lo sai, tu sei la persona giusta. A questo punto la lode non vista negli altri procura una cattiva lode, che è una seduzione e non è più una cosa buona. Ecco perché queste cose noi le dobbiamo intendere spiritualmente, con mansuetudine nei nostri cuori, capirne bene il senso. E allora se noi non vediamo la chiamata nella vita degli altri, pensiamo che siamo noi i migliori. Quando noi non vediamo capacità nella vita di altri, pensiamo che noi siamo i migliori. E di conseguenza, se noi pensiamo questo, e lo pensiamo una volta, e due volte, e tre volte, e Adonia ha sognato questa cosa, e la diceva, e la ripeteva, fino al punto che Abiatar gli ha detto, che era un sacerdote, alla fine gli ha detto: effettivamente tu sei il re giusto. Ma mio padre parteggia per Salomone? No. Tuo padre sbaglia, tu sei la persona giusta. Vedete come la lode è pericolosa. Quando noi non abbiamo cose lodevoli, quando noi non vediamo la vita di altri e accentriamo su noi stessi, troveremo qualcuno che sembra che ci lode, ma in realtà ci seduce. Quindi il seduttore di Adonia, non che lui non fosse colpevole, ma perché lui gli piaceva essere sedotto da questo,
è stato il sacerdote Abiatar. Per questo motivo Abiatar ha pagato amaramente le conseguenze e si è infranto anche la sua dinastia sacerdotale, mentre invece il sacerdozio di Sadoc è continuato, perché Sadoc ha unto e ha benedetto invece Salomone nella volontà di Dio. Stiamo comprendendo? La lode, se non la vediamo nella vita degli altri, la vediamo su noi stessi, siamo a rischio di seduzione, siamo a rischio di plagio. Questo è il motivo per cui poi si comincia a vacillare e si comincia a vacillare paurosamente. Allora, la lode noi la dobbiamo discernere e dobbiamo capire che la lode in questo caso cammina su due binari: o noi lodiamo qualcuno o qualcuno loda noi. Abbiamo visto il pericolo nel verso prima, nella storia di prima, non nei versi, ma nella storia, un fatto che è successo prima. Vogliamo capire adesso allora quali devono essere le cose che ci devono aiutare. Se tu stai lodando qualcuno, ti devo chiedere, ma tu hai qualche interesse in questa cosa? Se la persona che tu lodi è una persona che avrà delle possibilità, tu avrai degli interessi in questo? Hai qualche favore? E allora in questo caso la nostra lode non è lodevole, perché la nostra lode diventa una lode interessata. Guardate questo passo in Filippesi 2:21. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. E anche Romani 16:18. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Questo dolce lusinghiero parlare, come potremmo dire, una sola parola, lode. Mentre questi lodano le persone semplici, ma le lodano per un loro interesse, perché hanno degli scopi, stanno cercando dei vantaggi personali o degli interessi personali a danno di queste persone, qui vediamo che la lode è un'attività diabolica, non è più l'attività lodevole che abbiamo visto prima. Ad esempio, in Proverbi 14:20, che cosa è scritto? Il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Secondo voi perché? Perché il ricco ha tanti amici? E questi amici che cosa gli dicono? Che bel vestito che c'hai, ma tu sei proprio all'ultimo tipo, sei proprio in gamba, sei una persona che si sa vestire bene, ti sai porre bene, sei una persona splendida, è bello stare con te. E di conseguenza questo ha tanti amici. Ma questa lode è una lode spontanea o è una lode interessata? Gli amici del figliuol prodigo erano veramente interessati? Finalmente hai fatto la scelta giusta, hai lasciato la casa di tuo padre, hai visto com'è bella la vita, te lo dicevo da tanto tempo, ma quando sono finiti i soldi, sapete com'è finita la storia. Proverbi 19:16, che molti corteggiano l'uomo generoso e tutti sono amici dell'uomo che offre regali, per cui vedete, una dispensazione generosa attira la lode, ma questa non è la lode lodevole. E Proverbi 26:8, chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi. Allora ecco qui la responsabilità, vedete, noi dobbiamo lodare le persone, ma dobbiamo lodare le persone che meritano di essere lodate. Non si possono lodare tutte le persone, perché chi onora, chi loda uno stolto, che cosa fa? Getta una gemma in un mucchio di sassi, cioè quello che poi il Signore dirà, darà le cose sante ai cani, le pelle ai polci, per cui questo è quello che troviamo nella parola di Dio. Nel caso invece tu sei lodato, anche qui abbiamo visto il pericolo, ma se sei lodato che cosa succede? Luca 6:26. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Allora, quando la gente parla bene di noi e si trova meglio con noi, noi dovremmo chiederci, ma per quale motivo la gente parla bene di me? Sicuramente quando noi possiamo trovare una linea d'accordo con quello che la gente vuole, l'Apostolo Paolo disse: io non posso piacere agli uomini, e di conseguenza si attirò tanti nemici. Ma se lui avesse voluto piacere agli uomini, che cosa avrebbe dovuto fare? Togliere alcune cose dalla sua predicazione, la croce, il ravvedimento, la santificazione, e avrebbe avuto un impatto
più a largo raggio avesse messo la sua enfasi solo sui miracoli e sull'unzione, sicuramente avrebbe avuto un successo molto più grande di quello che lui ha avuto. Ma lui disse: io non posso rinunciare a predicare la croce di Cristo e tutto quello che comporta. Quindi a chi è rivolta questa frase? È rivolta ai discepoli, però gli sta dicendo: fate attenzione, perché prima di voi sono stati dei profeti che hanno preferito questo, hanno annacquato il messaggio, e la gente ha cominciato a parlare bene di loro. Ricordatevi il contesto nel quale ha operato ad esempio Geremia, in mezzo a tanti profeti di prosperità, di pace, di sicurezza, era l'unico che profetizzava quella che era la disciplina di Dio. E allora lui non, nessuno parlava bene di Geremia, ma tutti parlavano bene degli altri profeti, di Anania e di altri che hanno fatto delle cose vergognose. Per cui noi dovremmo chiederci: se io sono lodato, devo discernere questo e capire per quale motivo io sono lodato. Sono lodato per una capacità, ma questa capacità dà gloria a Dio. Questa capacità è una capacità che crea effettivamente un'edificazione, o sono lodato soltanto perché possa essere, ho delle capacità, do alle persone quello che vogliono, li seguo in quelli che sono i loro desideri, la gente si trova bene con me perché è un atteggiamento leggero, che metto a proprio agio tutte le persone. Per quale motivo io vengo lodato? Noi dobbiamo avere discernimento, e quindi se noi lodiamo dobbiamo capire perché stiamo lodando persone. Se noi siamo lodati dobbiamo avere questa capacità. Anche questo proverbio dice: chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino sarà considerato come se lo maledicesse. Ricordate ad esempio di quella fanciulla che era posseduta da demoni, che seguiva Paolo e la sua squadra. Che cosa diceva questa ragazzina? Questi sono uomini di Dio, ascoltateli. Questi sono uomini di Dio, ascoltateli. E dopo qualche giorno Paolo gli ha dovuto cacciare i demoni che questa persona aveva dentro. Eppure quella stava lodando questi uomini. Comprendiamo allora il discernimento necessario, come noi non dobbiamo abbassare la guardia davanti a niente. Questo significa avere la mente di Cristo, che è una mente non sospettosa, ma prudente, piena di intelligenza dal cielo e che ha rivelazione da parte di Dio. Ma noi lodare dobbiamo imparare a lodare. Ad esempio, una delle cose che tante volte manca, siamo spesso ai matrimoni, è quella che è la lode della famiglia, no? Una donna virtuosa, ad esempio, che cosa gli deve essere fatta una donna virtuosa, secondo Proverbi 31, verso 8? I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda. Allora, quindi, questa è una cosa da imparare. I figli si alzano, mi hai fatto la colazione, è pronta ancora, devo andare a scuola, ti muovi, e il marito... E invece noi dobbiamo imparare, ci sia oggetto dei vostri pensieri. Significa che non è naturale in noi, perché quando tu rialzi, cioè, non ti alzi per lodare tua moglie, però qui dice che noi dobbiamo imparare. Se è una donna virtuosa, poi è normale. Se è una donna che non è virtuosa, allora lì ti crei problemi. Ma se è una donna virtuosa, come questa di Proverbi 31, è necessario ed è giusto che sia lodata dal marito e sia lodata dai figli. Per cui non dobbiamo aver paura della lode, cioè del complimento, di fare un complimento, di dire una cosa buona. Non è peccato, non è peccato. Infatti Efesini 6:2 usa anche questo verso che onora significa anche in qualche modo lodare. Ricordate quel passo dove in Isaia è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Significa: mi loda con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi anche in questo caso vediamo di complimentarsi con i padri, le madri. Un messaggio rivolto ai giovani, tutti quanti. Tante volte ci sono difficoltà nelle famiglie. Mio padre non mi ha detto mai una cosa buona. Forse è anche giusto, è anche vero questo, no? Bisogna aggiustare. Però tu hai mai detto una cosa buona a tuo padre, a tua madre? Una delle prediche che ho fatto qualche anno fa era non vivere con i rimpianti, e dicevo: tuo padre può avere il rimpianto fino a un certo punto, lui ti deve accompagnare all'altare, ti deve accompagnare nelle cose belle della vita, però tu a tuo padre un giorno lo accompagnerai al cimitero. E quando accompagni un padre e una madre al cimitero, tutto quello che potevi dire non lo puoi dire più.
E c'è un tempo nel quale molte persone piangono e scrivono le lettere su YouTube, sono tante lettere, le parole che avrei voluto dirti, ma perché non gliele hai dette invece di scriverle dopo? Ci sono tante cose che vorremmo dire dopo, perché non abbiamo il coraggio, e questo significa che bisogna lavorare nella nostra vita. Quindi è vero, abbiamo questi limiti, abbiamo delle incapacità, non lo so perché, ma abbiamo incapacità a volte di esternare delle cose buone nella vita nostra. Abbiamo capacità di esternare tante volte una reazione pesante, così nervosa, però nelle cose buone tante volte abbiamo qualche problema. Quindi è giusto che i padri si complimentino con i figli quando è necessario, perché se non fanno cose lodevoli, non è, quando è da scuola, 4 complimenti, cioè, non è che uno gli fa i complimenti perché non va bene a scuola, ma se va bene, cioè, bisogna fargli i complimenti, Infatti mia figlia dice che non gli faccio i complimenti, bisogna fare i complimenti, dobbiamo imparare questo, perché fa parte un po' delle lacune della nostra vita, siamo distratti a volte, e la parola di Dio ci serve per educarci, per educare noi stessi alla giustizia, e questa giustizia è una giustizia che non finisce mai. Quindi nella famiglia bisogna stare molto attenti. Dove è finito? Cammina da solo questo qui. Quindi, come Malachia 1:6 dice, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Quindi anche qui vediamo di onorare. Un figlio deve onorare il padre. Significa deve rispettare quelli che sono i principi della casa, quella che è l'educazione. Molti figli si sottraggono a questo e tante volte fanno fare pure brutta figura ai genitori, rispondendoli anche davanti alle persone, insomma, e davanti ad altri. Questo non è una cosa buona. Quindi se voi volete essere onorati e volete ricevere dei complimenti, siate anche capaci di fare dei complimenti. Sicuramente quando uno è giovane dice che non sa, i genitori dicono poi quando diventerai tu genitore, ma non è che bisogna aspettare per diventare genitore, per apprezzare gli sforzi di un genitore. Bisogna anche sforzarsi prima, non è che uno si deve sforzare, se uno non si sposa allora non diventa genitore, non capisce che cosa ha fatto il papà e la mamma per lei. Bisogna impegnarsi a capire anche qui, adesso, insomma, bisogna applicarsi, capire che un padre che va a lavorare, una madre che si dedica, delle rinunce che fanno i genitori per dare qualcosa di più ai propri figli, a volte non si vestono loro per far vestire i figli, non spendono una cosa per loro per spenderla per i figli, insomma queste sono cose che devono essere apprezzate. Dobbiamo liberarci dal senso dello scontato, come se tutto è dovuto, ma bisogna fare apprezzare. Quindi i complimenti sono necessari perché esprimono che uno ha capito quello che è stato fatto, quindi diventa una cosa onorevole. E anche qui vediamo un servo, il suo padrone, bisogna anche onorare, vedete, uno dei luoghi comuni più diffusi, visto che ci troviamo purtroppo in un mondo, non dico in una nazione, in un mondo dove tutto quello che ci governa, a volte insomma abbiamo scandali tutti i giorni di quello che succede, però rimane il principio biblico. Noi siamo chiamati a onorare quelli che sono i padroni, dove noi ci troviamo a espletare il nostro lavoro. Anche quindi come una persona, un dipendente, un operaio, deve complimentarsi col proprio capo, anche i capi devono complimentarsi con i propri dipendenti. E allora quello che vediamo, Proverbi 27:18, chi ha cura del fico ne mangerà il frutto e chi veglia sul suo padrone sarà onorato. Quindi chi veglia sul suo padrone sarà onorato, lodato. Ora c'è una lode, ma ci sta anche un'azione. Se il servo si fosse addormentato e il padrone la mattina si sveglia e lo trova a dormire, gli fa il complimento? No. Vedete, noi dobbiamo fare cose lodevoli per essere lodati. Non dobbiamo pensare che la pigrizia, la negligenza, il mancato impegno, la mancata dedicazione, il mancato rispetto, la mancata consacrazione alla nostra vita ci può portare poi una lode. Quello che vediamo è che se noi vegliamo saremo onorati. Prima Pietro 2:13 dice di rimanere sottomessi per amore del Signore a ogni istituzione umana, re, sovrano, governatori, i quali sono mandati da lui per punire i malfattori. Però vedete, non fanno solo la punizione,
ma è scritto anche per dare lode a quelli che fanno il bene. Se noi ci comportiamo bene, noi riceveremo bene, saremo lodati per questo. Questa è una cosa un po' più difficile, eh? Un po' più difficile. Perché questo? Perché è una cosa che quando uno la capisce bene, difficilmente si vota a questo. La Bibbia dice, questo passo in Timoteo, leggiamo, prima Timoteo 3.1. Certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Allora, se uno aspira a fare il pastore, il vescovo, insomma, a prendere un ministero, questa è un'attività lodevole. Guardando un po' quello che è successo quello che succede nella Chiesa Cattolica, si vede una cosa strana, cioè si dice che c'è una carenza di vocazioni, non ci sono più preti. Guardando nell'albo dei pastori di alcune denominazioni storiche, anche qui si vede, c'è una preoccupazione, perché molti pastori stanno per andare in pensione e ci sono pochi pastori che salgono. Come mai c'è una grande fame di predicazione? Tutti quanti vogliono predicare, tutti quanti vogliono cantare, tutti quanti vogliono suonare. Ma quelli che vogliono fare i pastori, quelli che vogliono prendersi un peso tutti i giorni, 24 ore al giorno, per sempre, questi sono pochi. Come mai? Ci sono persone che dicono, no, a me piace solo predicare, ma per predicare ci sono, però per le responsabilità no. E invece, perciò la Bibbia dice che chi desidera questo desidera una cosa lodevole. Perché? Perché vedete, fare il pastore anni fa, sì, era più difficile perché c'era pure la persecuzione, però era pure una cosa bella, cioè, sono stato perseguitato perché mi hanno mandato al confine, perché il sacerdote, il parroco mi ha scagliato le persone contro. Poi c'è stata un'altra epoca, quella del risveglio, che va dalla fine della guerra, del fascismo, a pochi anni fa, forse 20 anni fa, e poi c'è quest'epoca qui, dove questa è un'epoca difficile, dove fare i pastori è diventato una delle cose più complicate, non perché io lo faccio, ma perché sono tanti altri pastori, e perché poi c'è una crisi vocazionale, perché sono pochi quelli che effettivamente si possono prendere responsabilità. Quando tu dici effettivamente chi può prendersi responsabilità, puoi tenere una chiesa di 5.000 persone, però quando poi vai a vedere chi può prendersi responsabilità così grandi e così costanti e totali, li puoi contare quando puoi sulle dita di una mano, quando puoi. E questo è un problema. Perché questo? Perché oggi la vita e l'etica è diventata più difficile, i costumi sono cambiati. Una cosa che diceva un pastore qualche mese fa era: noi pastori siamo diventati come la morte. Come la morte? La morte è l'ultimo nemico che sarà distrutto. No? E allora tante volte anche nelle famiglie si cede, l'ultima persona che rimane a tenere in piedi qualcosa è il pastore, e di conseguenza diventa l'ultimo nemico, perché se ci cuciniamo pure al pastore è fatta, possiamo fare quello che vogliamo. Quando si trovano pastori che a un certo punto non ce la fanno più, si rientra in quella fascia di persone che l'apostolo Paolo dirà a Timoteo: guarda, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno più la sana dottrina e si cercheranno soltanto dei dottori, non dei pastori, dei dottori. I dottori sono quelli che danno un'idea, quelli che stanno su internet, che non si prendono il peso, ti danno un'idea, ti danno una rivelazione, e poi ci sta qualcuno che prende una corrente dottrinale, un altro ne prende un altro, un altro ne prende un altro, ma poi chi è che deve curare queste persone che hanno tante idee e tanti problemi e tante difficoltà? Allora, chi vuole fare il pastore desidera una cosa lodevole, però deve sapere che se tu fai il pastore la vita tua cambia completamente. Quando la gente vede un pastore da lontano, forse vuole fare il pastore, ma chi vede un po' più da vicino, tante volte dice no, meglio fare il predicatore, meglio massimo un aiuto, ma in prima persona queste cose no. Ci sono responsabilità di vario genere che noi siamo chiamati a prenderci. E questo, ripeto, dobbiamo sapere, perché poi non è che il pastore lo vuoi fare tu,
pastore poi ti deve chiamare Dio per farlo, perché se no non ci riesci, perché finché le cose vanno bene riescono tutti quanti, quando ci stanno problemi e difficoltà, lì poi se non hai la chiamata da parte di Dio, vieni meno. E quindi se noi però desideriamo questo e diamo a Dio la disponibilità, può darsi che Dio sicuramente, se 2000 anni fa Gesù diceva il campo è grande, gli operai sono pochi, e i tempi nei quali Gesù diceva questo, il mondo conosciuto aveva, non arrivava a 200 milioni di persone. Quando Gesù diceva questo 2000 anni fa, oggi abbiamo 7 miliardi di persone. Quindi se il mondo era grande con 200 milioni di persone, figuriamoci quanto è grande adesso con 7 miliardi di persone. Se andiamo a vedere la statistica nazionale di quanti credenti sono in Italia, la nostra nazione, è una cosa proprio vergognosa. E quando noi ci vantiamo, siamo 100, siamo 200, dovremmo vergognarci. Siamo solo 100, siamo solo 200, siamo solo 300, perché la popolazione è enorme. Basti vedere paesi come il Brasile, che hanno 50 milioni di credenti su 200 milioni di abitanti, quindi significa un terzo, un quarto della popolazione è evangelico. L'America stessa, c'è poi da dire che fra tanti evangelici poi ognuno si salvi chi può, però questo è un dato di fatto, è un dato di fatto. Quindi se c'è qualcuno che desidera una cosa lodevole, desideri di diventare un pastore, così potete diventare quello che Dio effettivamente vuole della vostra vita, capire che è necessario battersi per mantenere una dottrina fondata sulla parola di Dio, stare attenti a tutti determinati attacchi che la Chiesa subisce sotto l'aspetto dottrinale, sotto l'aspetto etico, sotto i vari punti di vista. Però c'è bisogno di pastori, c'è bisogno di persone che effettivamente si consacrano al Signore per fare questa cosa, che non è una cosa che si fa con fatica se c'è la chiamata da parte di Dio. C'è l'impegno, però il Signore è colui che dà la forza sufficiente, Lui è colui che produce l'energia dentro di noi per dedicarci a questo. Però oggi cercare pastori o cercare il pastorato, cosa lodevole. In genere lo cerca chi non ha capito tanto, dice: ah, pastore, si fa rimettere là, comandi tu. Allora, chi capisce così vuole fare il pastore, però chi invece capisce un po' meglio, un po' meglio, ha qualche difficoltà in più. Però rimane il vescovato, il ministerio, perché poi non è solo pastore, ma anche tutti gli altri ministeri, rimane una cosa lodevole, una cosa per cui bisogna lodare se c'è una persona che ha questo nel cuore. Altra cosa importante che vediamo è la lode fraterna. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Anche qui vediamo che bisogna avere gli occhi sugli altri, non per scoprirne i difetti, non per indicarne gli errori, ma per poter onorare le persone, poter dare onore ai fratelli. Addirittura qui è scritto fate a gara, nel senso vince chi onora l'altro più di se stesso. Questo è anche un principio per mantenere un cuore che loda. Qui è un episodio che succede nella vita di Davide. Nabal, questo uomo stolto, egoista, aveva rifiutato di dare un aiuto a Davide e ai suoi uomini, che facevano un lavoro comunque di sorveglianza, insomma erano persone che custodivano, una specie di polizia armata contro le incursioni dei nemici, e Davide comunque dava una protezione anche a Nabal e altre persone della sua terra. E quando gli chiese da mangiare per lui e per i suoi uomini, questo Nabal rispose con arroganza: ma chi sei? Ma chi è questo figlio di Isai, chi è questo Davide? E disprezzò, e Davide si armò per andare lì a uccidere Nabal. E questa non è una cosa che avrebbe fatto onore nella carriera di Davide, ma Davide anche lui è un giovane, è un impulsivo, sta cercando anche lui sta soffrendo la persecuzione di Saulo, si trova in questa situazione, e quindi lui va per uccidere. A un certo punto esce la moglie di questo Nabal, gli va incontro, si chiama Abigail, e così, parlando al cuore di Davide, lo calma, lo frena. E qui Davide si ferma, riconosce che questa è un'azione da parte di Dio e pronuncia queste parole che lui rivolge ad Abigail. Allora Davide disse ad Abigail:
Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo senno, e benedetta sia tu, che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. Un altro sinonimo di lode, lodare, è benedire. Parlare bene, quindi dare un encomio, un applauso. Qui Davide che cosa sta riconoscendo? Il valore, la saggezza di questa donna che ha avuto il buon senso di fermare la mano di Davide. Poi Nabal morirà di paura e Abigail diventerà una sposa, di una moglie di Davide. Ma quello che vediamo è qui che c'è una lode per la gratitudine. Vedete, noi non, se non abbiamo un cuore grato, la gratitudine è la via alla lode, a lodare altri. Se noi non siamo grati per la vita di altri, non li potremo lodare. Se pensiamo che una persona a noi non ci ha fatto nessun bene e non abbiamo avuto niente da quella persona, noi difficilmente lodiamo quella persona. Difficilmente abbiamo questa gratitudine nel cuore. Invece Davide lodava Abigail perché riconosceva che a causa di questa donna lui non era diventato un assassino, non era diventato un vendicatore, e quindi lodava questa donna, dice: benedetta sia la tua intelligenza, il tuo senno, e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito. Quindi qualcuno oggi più spirituale avrebbe detto: vabbè, ma non è Abigail, è Dio che ha usato Abigail. Ma se c'è un Abigail, Dio la usa, ma se non c'è, come la usa? Per cui è necessario che siano persone, che noi siamo grati a chi ci ha fatto del bene. Ci dobbiamo ricordare il bene che noi abbiamo ricevuto. Tante volte diventiamo ingrati ai genitori, diventiamo ingrati alla Chiesa, diventiamo ingrati ai ministri, diventiamo ingrati su tanti aspetti. Quando eravamo piccolini noi abbiamo accettato con gratitudine ogni cosa. Poi, quando perdiamo il concetto sobrio di noi stessi, diventiamo ingrati, ci dimentichiamo il bene che abbiamo ricevuto e di conseguenza non lodiamo più nessuno. Qui invece vediamo questa lode che avviene. Rut capitolo 3, verso 10. E egli a lei: sii benedetta dal Signore, figlia mia, la tua bontà adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani poveri o ricchi. Anche qui vediamo che Noemi sta lodando Ruth, la quale ha deciso di seguire la suocera piuttosto che andarsene con qualche altro partito. Insomma, avrebbe trovato qualche giovane anche ricco, evidentemente una bella ragazza che poteva era corteggiata, aveva delle possibilità. Ma questa, anche qui vediamo, viene lodata, i complimenti, viene complimentata. Seconda Corinzi 8:18, c'è la lode misterioso, c'è un uomo misterioso, un fratello misterioso. Questo è rimasto misterioso, nella Bibbia non si sa chi è. In due occasioni troviamo questa persona, quel fratello. Però questo fratello, vedete quali sono le sue caratteristiche. Insieme a lui abbiamo mandato il fratello, il cui servizio nel Vangelo è apprezzato in tutte le chiese. La parola apprezzato significa è lodato, la stessa radice è painos, la stessa radice di lode, è lodato in tutte le chiese. Quindi c'era un fratello di cui non si è voluto mettere il nome, non sappiamo il perché, ma quello che vediamo è che questo fratello è lodato e tutte le chiese facevano complimenti a questo fratello perché si comportava bene. L'ultimo passo che leggiamo, l'ultimo complimento che troviamo nella parola di Dio, e poi avremo un tempo di preghiera. Filippesi 2:20. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Allora qui l'Apostolo Paolo sta facendo un complimento a Timoteo, un complimento pesante, ho detto più volte, un complimento che può darsi che gli è costato qualcosa nelle relazioni, perché qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che Timoteo, che cos'è? È il migliore. È il migliore. Dice: non ho nessuno di animo pari al suo, almeno per quello che riguarda i filippesi. Quindi è quello che si distingue di più. Quindi perché riceve i complimenti? Perché lodato Timoteo? Perché lui ha a cuore l'opera di Dio. Vedete, facciamo cose lodevoli e noi saremo lodati. Non possiamo pensare di essere lodati se noi non facciamo cose lodevoli. Cominciamo a guardare nella vita di altri, apprezzare il bene, essere riconoscenti, essere grati,
e Dio benedirà la nostra vita e ci metterà in condizioni di essere persone che a nostra volta saremo lodati. La nostra storia può cambiare, la nostra vita può cambiare, però è importante, se abbiamo letto che queste cose sono necessarie per farci cambiare modo di pensare, se noi cambiamo modo di pensare, cambieremo modo di agire e modo di essere. Il pensiero sviluppa un'azione e se questa azione è ripetuta, sviluppa un'attitudine, cioè noi poi ci comporteremo sempre in quel modo e questo denota e marca uno stile di vita, per cui non è importante quello che noi siamo, è importante quello che diventiamo se noi cominciamo a pensare nel modo in cui la parola di Dio ci ha invitato a pensare. È una sfida, ma è anche un segno di arresa. Se io voglio pensare in questo modo, devo rinunciare al carattere, esperienza, modo di fare, preconcetti, pregiudizi, fatti avvenuti, e devo incominciare a dire: Signore, io voglio fare in questo modo. In questo modo Dio benedirà la nostra vita e la trasformerà.